Ciao a tutti e bentornati al consueto appuntamento settimanale in compagnia di Suoni di Helix. Questa settimana è dedicato a Michael Landau, chitarrista americano, classe 1958, e molto conosciuto anche in Italia grazie alle sue collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi e Eros Ramazzotti. È un chitarrista molto molto amato sia per quanto riguarda il suo fraseggio particolarmente fluido e musicale, ma anche per il suo suono, perfetta sintesi tra analogico e digitale. Prima di continuare vi ricordo che, qualora questo video vi fosse piaciuto, potete iscrivervi al mio canale in modo da restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti caricati e seguirmi sulla pagina Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Tra questi link troverete anche quello dal quale scaricare la patch di oggi. È una patch che ho pensato di basare in funzione dell'attuale setup di Landau, ovvero quello che ho avuto modo di visionare durante un concerto con la Steve Gadd Band. Setup costituito da due ampli Landau Signature in stereo collegati ad una pedaliera non troppo elaborata per l'occasione, chiaramente. Ho pensato di utilizzare come amplificatori un blocco Use Deluxe Normal per i puliti, quindi il canale normal del Fender Deluxe Reverb, e per i suoni crunch e distorti un Tweed Blues Bright, ovvero il canale Bright del Fender Bassman, ampli che a mio avviso più di tutti si avvicina all'attuale Signature di Landau. Per quanto riguarda le casse, ho utilizzato due IR di casa Red Wirez, basate su una cassa di un twin amp ripresa sia con un SM57 che con un R121. Sezione effetti abbastanza vasta, vi cito giusto i punti salienti di questo armamentario, ovvero un Deluxe Comp, tre drive, nella fattispecie un valve driver, un Hedgehog D9, quindi il classico Maxon SD9 utilizzato anche da Landau, un Kinky Boost. Per quanto riguarda invece gli effetti che seguono la sezione ampli e cassa, abbiamo invece due chorus, ovvero un Trinity Chorus per la solita funzione che non sto qui a ricordarvi, e un Plastic Chorus utilizzato da Landau perché si tratta dello stereo chorus dell'Arion, e un Ubiquitous Vibe, ovvero la riproposizione fatta da Linsix del Vibe di casa Roger Mayer. Due delay, ovvero un Elephant Man, quindi il Memory Man Electronix, e un Vintage Digital per le parti lead. Chiude la catena un riverbero Spring, che riprende un po' i classici riverberi a molla degli Ampli Fender. Prima di lasciare il video vi ricordo che, per commenti, suggerimenti, critiche anche, servono anche quelle, potete utilizzare i classici mezzi di comunicazione, ovvero i commenti YouTube innanzitutto, i messaggi privati di Facebook se avete messo il like alla mia pagina, o anche se mi avete chiesto l'amicizia alla pagina non una pagina artista, il profilo Claysma, che vi invito a visitare. Da poco tempo mi sono iscritto su questo social network gestito da due ragazzi che hanno messo su questa bellissima startup nella quale molti musicisti si sono messi in vetrina e hanno anche la possibilità di interagire tra loro, quindi un bellissimo progetto che vi invito a visionare e anche di iscrivervi qualora siete musicisti o comunque addetti al settore, e infine il classico indirizzo email che trovate qui sotto. Appuntamento al prossimo video, buona settimana e buon 25 aprile. Ciao!